Nessuna gratitudine nessuna ripartizione territoriale. Il Premier Conte ha nominato sei viceministri e 39 sottosegretari, ma nessuno di loro è calabrese, così come non lo era stato nessuno dei ministri in precedenza nominati. Ignorata la cospicua messa di voti che la Regione ha garantito ai 5 Stelle, alle ultime politiche e ai ben 19 parlamentari eletti. Niente da fare per gli uscenti Federica Dieni e Dalila Nesci, e neanche per Nicola Morra, per il quale si era parlato di una possibile nomina a sottosegretaria all'istruzione. Ma sul suo nome ci sarebbe stata la ferma opposizione di Di Maio. Morra però, continua a sperare nella presidenza della Commissione parlamentare antimafia che dovrebbe essergli concessa a titolo di parziale risarcimento. Un'altra vicenda che sta impegnando il gruppo dei parlamentari calabresi pentastellati riguarda la gestione della sanità. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, potrebbe essere arrivato al capolinea il commissariamento di Massimo Scura. Sul tavolo del neo ministro Giulia Grillo è arrivato un corposo dossier dei parlamentari calabresi che boccia senza appello la linea del commissario. A far rompere gli indugi ai grillini di Calabria, tuttavia, sarebbero state anche le ultime dispute sulle nomine dei dirigenti delle ASP e il muro contro muro deciso nei confronti dei laboratori privati. Il ridimensionamento del budget previsto dai famigerati decreti del commissario numero 72 e 87 ha messo in ginocchio le strutture che, dal 4 giugno scorso, hanno deciso la serrata, mettendo a pagamento le analisi per i cittadini, con i prevedibili ed enormi disagi. Si aspettano i prossimi Consigli dei Ministri per capire quali saranno le determinazioni del Governo. Riccardo Tripepi per la CNews24. Non siamo autorizzati a parlare, ci sono indagini tuttora in corso e quindi lasciateci lavorare. Avete trovato qualche elemento utile? Non possiamo dire niente. Massimo riserbo dal comandante del RIS di Messina che arriva a San Calogero per condurre le indagini tecnico-scientifiche sulla morte di Sumaila Sakou, l'attivista contro lo sfruttamento dei migranti nella piana di Gioia Tauro, ucciso la sera del 2 giugno. Oggi si è svolto il sopralluogo sull'automobile in giudiziale sequestro per la ricerca di eventuali residui dello sparo. E qui alla fornace siamo unicamente per una visione generale dei luoghi a distanza. A sparare e uccidere, secondo le indagini coordinate dalla Procura di Vibo Valentia, Antonio Pontoriero, 43enne, che non avrebbe tollerato la presenza di Sumaila e di altri due compagni, ospiti della vecchia baraccopoli di San Ferdinando, all'interno dell'ex fornace. In questa fabbrica dismessa di laterizi, sotto sequestro dal 2011 perché in essa sarebbero state seppellite 127.000 tonnellate di rifiuti tossici, Sumaila non cercava altro che materiale di risulta per qualche riparo di fortuna. Ed è è in questa fabbrica che il RIS ha effettuato i suoi rilievi prima di concentrarsi sull'auto di Antonio Pontoriero. Si tratta della Fiat Panda bianca, eccola durante le operazioni di stamani in queste foto esclusive, che è stata indicata dai sopravvissuti all'attentato ed è divenuta per i carabinieri di Vibo e Tropea la chiave per una prima perentoria risposta al caso. Se, come sugli indumenti sequestrati all'indagato oggi in carcere e come lo stab, anche l'auto dovesse mostrare tracce di polvere da sparo, la posizione di Pontoriero potrebbe Seriamente complicarsi. Un solo tassello rimane da incastonare. Dove è finito il fucile? I carabinieri, impiegando anche lo squadrone di portato cacciatori, continuano a cercarlo senza sosta. Tutto ciò mentre si attende la liberazione della salma di Sumaila e la restituzione della stessa alla moglie e alla figlia in Mali. L'Unione Sindacale di Basia ha raccolto 40.000 euro allo scopo, ma in tal senso ha assunto l'impegno chiaro. Anche il presidente della Camera FICO in persona. I familiari, in particolare i fratelli di Sumaila, hanno annunciato la costruzione di parte civile nell'eventuale processo a carico di Pontoriero. Cristina Iannuzzi per la Cinews 24. Vi è la volontà da parte di tutti eh, a trovare davvero qualche soluzione, per, una soluzione anche a breve termine della, sia della Baraccopoli che della Tendopoli. Un mese. E questo è il tempo che la Prefettura Regina ha dato a Regione, Comuni e Sigle Sindacali per elaborare le proposte di accoglienza diffusa nei confronti dei migranti di San Ferdinando. Proficuo infatti è stato il tavolo tecnico convocato a Reggio Calabria, in cui il Prefetto Michele Di Bari da un lato ha ribadito la necessità di tutelare i lavoratori con l'implementazione dei controlli tramite l'ispettorato e dall'altro ha coordinato enti locali e sindacati affinché ogni organismo realizzi sistemi abituali. Poi c'è stata la verifica anche di una possibilità di alloggi da parte delle categorie agricole e quindi a breve ci forniranno delle risposte come anche la sensibilità, uno spettro di iniziative che ha assunto la Regione. L'altra iniziativa che ho assunto come prefettura è cioè di verificare la possibilità di inserire, di collocare gli ex comunitari che eh, posseggono determinati requisiti nella rete SPRAR. Angela Panzera per la CINIUS24 Pasquale era un ragazzo di 18 anni compiuti da, da nemmeno un mese il 13 settembre, era un ragazzo vivace, eh, bravissimo, calmissimo, un ragazzo che lavorava e eh, si vergognava anche a salutare perché salutava sempre con il viso basso perché era proprio un ragazzo che salutava ma timido così. Due grandi occhi scuri e uno sguardo malinconico. Guardava il mondo quasi sempre da in sella ad un cavallo, Pasquale. Nelle foto che lo ritraggono, lui, il gigante buono, è sempre nel maneggio di famiglia a Serra San Bruno, in cui lavorava già da qualche anno. Una passione smisurata, quella per l'equitazione. Un'empatia innata, quella per gli animali. E forse proprio in un cavallo potrebbe essere la chiave della sua scomparsa prima e della sua morte dopo. Pasquale è scomparso da Serra San Bruno l'11 ottobre del 2009. I suoi resti verranno ritrovati dopo qualche mese, prima in un cassonetto della spazzatura e poi in un bosco di castagno, un destino atroce per il quale nessuno è stato mai indagato. Può vedercelo ammazzato a 18 anni, neanche fatti da un mese. Come fai a non avere dolore? Come fai a prendere pace? Non si può. Si deve andare avanti eh, con sacrificio e forza per arrivare a una giustizia. Nove anni che non hanno portato a nessun risultato per quella vita recisa così prematuramente con tal inaudita cattiveria. La pista di un debito per un cavallo non finito di pagare non ha portato a nulla. Nove anni in cui il caso era stato anche archiviato, poi riaperto, ma senza nessun passo in avanti. Io parlerò sempre, fino a che ho forza e coraggio, perché il cuore ti si stringe dal dolore. Perché era un bambino, tutte le che dicono è morto era sul suo destino non era il suo destino Tiziana Bagnato per la CNews24 9 condanne e 4 assoluzioni. Questa è la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi all'esito del processo ordinario scaturito dall'indagine Mediterraneo condotta contro il clan Molè di Gioia Tauro. Su tutte le condanne spicca quella inferta a Girolamo Molè, a cui il collegio ha combinato 4 anni di carcere in continuazione con una precedente sentenza. Ammonta a 11 anni e 6 mesi invece la pena inflitta a Giuseppe Salvatore Mancuso, mentre per Manolo San Marco sono stati disposti 11 anni e 3 mesi di detenzione. Escono assolti da ogni accusa Claudio Celano, Ferdinando Vinci, Massimo Modafferi e Maria Teresa Tripodi. Associazione mafiosa, traffico di droga e di armi, intestazione fittizia di beni. Queste erano le accuse contestate a vario titolo dal PM antimafia Roberto Di Palma. L'indagine Mediterraneo ha ricostruito le dinamiche criminali del clan all'indomani dell'omicidio avvenuto il 1 febbraio del 2008 del boss Rocco Molè. Un delitto che ha cambiato gli scenari mafiosi dell'intera Calabria. Per gli inquirenti è stato proprio il Girolamo Molè, dal carcere di Secondigliano, ad impartire un ordine chiaro agli affiliati: allontanarsi da Gioia Tauro verso Roma, rientrando in Calabria solo periodicamente. I traffici di droga seguivano l'asse Marocco-Spagna-Francia, ma la coca veniva introdotta sul territorio italiano anche dai Balcani. Nella capitale, poi, la Cosca ha accumulato ricchezze illecite grazie al settore delle slot machine illegali. Tra il processo ordinario ed abbreviato sono stati oltre 200 gli anni di carcere inflitti a Bosse e Gregari dell'Andrina Gioiese, Angela Panzera per la CINUS 24. 30 ettari di territorio, 30 ettari occupati da uno stabilimento ormai dismesso, la cementeria di Vibbo Marina. Qui lavoravano 80 dipendenti, eh, avevano da vivere 400 famiglie grazie all'indotto per un giro d'affari di anche 100.000 euro al giorno. Adesso la cassetta delle lettere dimostra che da queste parti non si vede nessuno da molto tempo. In uno dei tratti di litorale che vanta la più alta concentrazione di strutture turistiche della Calabria, le torri della fabbrica alte più di 70 metri sono i silenti testimoni di un paradosso tipicamente italiano. Nessun obbligo di bonifica incombe sul gruppo tedesco Heidelberg che rilevò l'impianto nel 2016, ma soltanto per confermare la chiusura e cannibalizzare i macchinari da destinare ad altri cementifici. Strade abbandonate, viali pieni di sterpaglie, questo era il parcheggio dei camion. Oggi sembra lo scenario di un film post apocalittico. Intanto, intorno alla fabbrica chiusa, il degrado cresce. Rifiuti ovunque, vecchi frigoriferi, divani e lavatrici come se piovesse. Topi e nuovi barbari che vengono sin qui per eludere la raccolta differenziata e le più elementari regole di convivenza civile. Vibo Marina è diventata una discarica a cielo aperto e lo sanno tutti, comune compreso. Uno scandalo che recentemente è tornato a fare capolino dalle tv nazionali con Striscia alla Notizia che si è chiesta perché. Una domanda a cui non c'è risposta se non nella constatazione di un fallimento che pesa sulla classe politica calabrese degli ultimi dieci anni, che non è riuscita né a difendere l'insediamento industriale né a programmare la riqualificazione dell'area, destinata probabilmente a restare così per chissà quanto tempo a raccogliere polvere e rimpianti. Enrico De Girolamo per la CNews24. A meno di 48 ore dall'annunciato azzeramento di giunta, il sindaco di Crotone Ugo Pugliese ha presentato la nuova squadra di governo. Oltre a quasi tutte le riconferme tra gli assessori, sono tre le new entry e si tratta dell'ex presidente della società Crotone Sviluppo, Leopedace, al quale è stata affidata la delega ai lavori pubblici, della consigliera comunale Valentina Galdieri che ha la delega alla cultura e del consigliere comunale Franco Pesce che ha la delega alla pubblica istruzione. Dunque inizia il Pugliese Bis, un nuovo percorso di lavoro che ha intenzione di dare maggiore intensità all'azione amministrativa. Quello che interessa di più è che oggi gli assessori siano più dialoganti con i consiglieri comunali, che abbiano più a cuore le esigenze dei consiglieri comunali che rappresentano la, la città. E quindi in questo senso chiedo una maggiore apertura oggi ai consiglieri comunali, forse un errore di inesperienza che abbiamo patito nei primi due anni è stato proprio questo. Eh, ne ho fatto tesoro io per primo nella, nelle lunghe interlocuzioni avute con i consiglieri, oggi l'ho esplicitato ai, ai vecchi e ai nuovi, diciamo così, è importante che oggi si faccia veramente squadra tutti insieme. Ecco per cui eh, si è ritrovata l'armonia in questo senso. Giuseppe Laratta per Lacinius 24. Cresce e si fa lago all'interno del Partito Democratico, un'associazione promossa a livello locale dal consigliere provinciale di Cosenza Graziano di Natale. Prossima meta, questo è il nome del nuovo soggetto politico interno al PD, annoverà già numerosi esponenti tra i quali sindaci ed amministratori riuniti per offrire un contributo di idee e progettualità per la risoluzione dei problemi. È un'associazione culturale che lanciamo sul territorio per trattare dei temi importanti come la sanità, l'istruzione, le politiche sociali le politiche ambientali, insomma eh, un po' di esempi di buona amministrazione eh, di cui questa nostra terra di Calabria ha bisogno. La prossima meta è quella di dare un contributo affinché questa regione Calabria eh, possa ripartire e non rimanere fanalino di corda dell'intero territorio nazionale. A, a Battesimo il nuovo soggetto nel corso di una iniziativa moderata dal giornalista Michele Cucuzza è stato l'ex Segretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri. Oggi si avverte molto distacco. La gente non va a votare, si dà un voto di protesta e quindi c'è bisogno di riflettere e di capire dove si è sbagliato per poter essere più incisivi e per rendere la politica più umana e una politica che sia tra la gente e per la gente. Non è una scalata ai vertici del partito, ma la sconfitta netta alle ultime elezioni politiche deve stimolare una discussione sulla necessità di cambiare passo e di rinnovare gli organismi dirigenti. Io credo che questa sera ci sia la rappresentazione. Plastica non della richiesta di uno spazio ma dalla creazione di uno spazio. Salvatore Bruno per la Cinus 24. Noi chiediamo quali saranno i tempi per l'inizio del nuovo tirocinio 2018 che ci vedrà impegnati di nuovo presso enti pubblici e privati. Sappiamo che purtroppo non c'è un allineamento con quanto sostengono, sostiene l'Inps di avere come risorse disponibili e quanti invece sostiene l'Inps nazionale. E non sappiamo effettivamente dove sta il problema, però abbiamo chiesto che venga risolto il più breve tempo nel più breve tempo possibile e proprio per questo abbiamo chiesto anche la possibilità di avere un tavolo tecnico con la presenza dei tirocinanti, dei sindacati, eh, dell'assessore e, e quindi della Regione Calabria e anche dell'Inps nazionale per capire dove sta il problema e di risolverlo nel breve tempo possibile. E, Quanti lavoratori siete? Sono, ipoteticamente dovremmo essere 5.000. Eh, ovviamente questo dipenderà da quante saranno poi le domande che verranno fatte, eh, verranno, verranno appunto eh, inoltrate in, in regione. Eh, il punto è che abbiamo chiesto ovviamente che il tirocinio non sia una soluzione definitiva per noi. Eh, noi vogliamo sicuramente iniziare questa attività, ma vogliamo anche eh, la possibilità di avere un lavoro definitivo, eh, di, di assicurare un lavoro definitivo a 5.000 persone che purtroppo eh, sono alle prese con un precariato che è continuo. E quindi eh, abbiamo chiesto tempi brevi, altrimenti saremo purtroppo costretti, eh, e informeremo anche le prefetture di questo, saremo costretti purtroppo a manifestare ancora, sperando naturalmente che tutto questo non sfoggi in gesti eclatanti. Rossella Galati per la CNews 24 Uno strumento necessario, voluto soprattutto dalla popolazione, per tenere sotto controllo un male che purtroppo colpisce il territorio crotonese. E il registro tumori redatto dall'ASP Pitagorica, curato dal dottor Carmine La Greca. Lo abbiamo incontrato per conoscere meglio questo documento che contiene informazioni dettagliate sullo stato in cui versa Crotone e Provincia, ma anche per comprendere determinati fattori che hanno portato alla creazione e i notevoli ritardi a cui si sottopone. Il registro è stato accreditato ufficialmente nel 2017, ad aprile 2017. Abbiamo accreditato il triennio 2006-2008 e abbiamo già completato la raccolta dei dati del 2009-2010. È un lavoro immane perché dobbiamo avere la certezza eh, della data di inizio eh, del, del tumore e dobbiamo avere anche la certezza che non si trattano di recidive o non si trattano di eh, tumori già scoperti negli anni precedenti. Accanto a questo c'è il problema della privacy, altra problematica è legata anche ai software, diciamo la cui gestione è tutta manuale. Da Crotone per la News 24 è un vero e proprio cortocircuito quello che si è venuto a creare tra la deputazione parlamentare pentastellata e quella parte corposa dei movimenti civici che da anni chiedono di conoscere i motivi reali che hanno portato alla soppressione del Tribunale di Rossano. Non hanno convinto, infatti, le dichiarazioni dell'onorevole Lisa Scudella, componente della Commissione parlamentare giustizia, rilasciate nei giorni scorsi ai microfoni della C e ribadite poi nel corso di un intervento pubblico. Ci sarebbe in realtà una incongruenza di fondo tra gli impegni assunti in campagna elettorale nel contratto di governo rispetto all'atteggiamento eccessivamente prudente espresso dalla parlamentare, che oggi, sulla riapertura del presidio, ritorna ad essere cauta. Abbiamo bisogno di accertare la verità. Una commissione parlamentare d'indagine, si è parlato di carte false, eh, ipotesi di abuso di ufficio. Dietro questa, questa, questa mancanza di trasparenza eh, c'è la necessità di una bonifica della legalità. Una commissione parlamentare quindi che accerti il dolo. E dietro questo accertamento, che è certo per quanto ci riguarda, si può senz'altro riaprire il Tribunale di Rossano senza la necessità di istruire un nuovo progetto di legge. È questo quello che ci delude. Noi dobbiamo creare e vogliamo da questo governo che mette davanti, antepone la bandiera della lotta alla corruzione, vogliamo che eh, attraverso mh, organismi preposti vengano fuori i responsabili di quel che è accaduto nel 2011. Marco Le Fosse per la cnews 24 Oggi firmiamo questo importante protocollo d'intesa che prevede eh, appunto il, una, una possibilità di reinserimento e di inserimento nel mondo eh, lavorativo attraverso questi tirocini formativi che saranno espletati all'interno del centro clinico San Vitaliano e prevede tra le altre cose possibilità anche di... Eh, poter eh, acquisire anche dei titoli. Punta al reinserimento sociale e a una concreta formazione dei minori entrati nel circuito penale. Il protocollo d'intesa sottoscritto tra il centro clinico San Vitaliano di Catanzaro e il centro per la giustizia minorile che prevede l'avvio di tirocini formativi personalizzati valorizzando le competenze di ciascun minore. Credo che mh, questa intesa con uh, il San Vitaliano sia veramente per noi un primo ma importantissimo passo. Vorremmo poter riuscire a coinvolgere molte più realtà a partire dalla sensibilità che il Sangue Italiano ci ha dimostrato. Com'è nata questa, questa idea? L'idea nasce da un'iniziativa simile che il Gruppo Citigni ha portato avanti in un'altra struttura sanitaria con un detenuto del carcere di Paola, Maggiorenne, che stava scontando una pena. Ad 11 anni, e ha fatto 6 mesi di tirocinio lì a Villa Delchi. È stato un percorso molto positivo che mi ha spinto poi a proporre alla dottoressa Mastro Pasqua questo protocollo d'intesa. Rossella Galati per la 24 Dal 20 al 24 giugno la Mezzia Terme sarà nuovamente teatro del Festival dei Libri sulle Mafie e Trame, giunto all'ottava edizione. Libri, musica e immagini ruoteranno quest'anno attorno al tema Il Coraggio di ogni giorno, che sottolinea il messaggio di legalità che gli organizzatori intendono lanciare in un delicato momento storico per la città, commissariata per la terza volta per infiltrazioni mafiose. Il Coraggio di ogni giorno è l'impegno che moltissime persone oneste... Alla Mezza, in Calabria, in tutta Italia, mettono nella loro vita quotidiana eroi invisibili, eroi che nessuno conosce. Allora vogliamo rivolgere un messaggio, innanzitutto dire che non sono soli. Il ricco programma di quest'anno prevede tante novità e si avvale anche di contributi importanti di Lega Ambiente, Confcommercio, Treccani e del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Alcune anteprime teatrali come quella di Monio Vadia e Marincudine, dedicate ai sindacalisti uccisi dalle mafie e proprio dedicate al ragazzo del Mali ucciso pochi giorni fa qua in Calabria. Poi ci sono le parole della Treccani, un'anteprima nazionale, la Treccani ha fatto una pubblicazione sulla Costituzione, cioè il nasso d'argento per la legalità, assegnato dal Sindacato di Giornalisti Cinematografici, a me da 70 anni. C'è quest'anno un'anteprima, perché poi in Estera si svolgerà a Termina a fine giugno. La presentazione si è svolta alla cittadella regionale a Catanzaro. Noi riteniamo che la cultura della legalità debba essere diffusa attraverso azioni sistemiche. Sicuramente questo festival è una delle azioni a cui riconosciamo grandissima a valenza. Rossella Galati per la CNews24. E' proseguito anche oggi il pellegrinaggio allo store dello stadio. I sostenitori del Cosenza si sono messi in coda per sottoscrivere la tessera del tifoso, un modo per esorcizzare l'attesa incredibilmente lunga del via libera alla vendita dei tagliandi, per assistere alla finalissima contro il Siena per anticipare i tempi, nel caso per la verità assai remoto che il possesso della tessera stessa diventi il requisito essenziale per comprare il biglietto. Intanto la squadra silana ha completato la rifinitura prima della partenza verso il vittiro interabruzzese abruzzese. Braia, in conferenza stampa, ha elogiato la tifose via auspicando un esodo massiccio verso Pescara. Noi abbiamo bisogno del nostro pubblico, abbiamo bisogno che loro facciano anche loro i sacrifici per venirci dietro, più ne viene meglio. Eh. Io non mi aspettavo onestamente l'entusiasmo che c'era, l'educazione che c'è stata, mi è piaciuto tantissimo. Un segno di maturità e di educazione, molta educazione. Che, che ne dica qualche duno però hanno dimostrato una maturità e un'educazione credibile. Sul Siena il tecnico non ha dubbi. Sono forti, chi arriva a fare playoff sono tutte squadre forti, non ci dimentichiamo che noi a 10 minuti alla fine la prima partita con la Sicula e si era fuori. Con la casettana è stata dura, è stata dura pareggiare, perché forse ci si accontentava un po' no? del fatto che si aveva i risultati su tre. Io penso inizialmente molto bloccata, poi bellissima, speriamo sia bellissima per noi, non lo so. Salvatore Bruno per la CNews24 Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. La C-News 24, edizione giorno alle 14.15 ed edizione sera alle 20.30. La C-News 24, la Calabria che fa notizia.